Buongiorno, benvenuti a Di Mattina. Parliamo di vino perché è uno dei settori più importanti dell'export italiano, tanto che nel prossimo Expo 2015 sarà una delle punte di diamante. E poi tra poco a Verona inizia il Vinitaly, quella della produzione e delle esportazioni di vino è una guerra che viene combattuta a livello internazionale, è entrata e scesa in campo anche la Cina, ma gli italiani hanno delle armi molto interessanti. Di questo parliamo, vi presento subito i nostri ospiti, cominciamo dallo studio, Fabrizio Russo, benvenuto, giornalista, buongiorno. Esperto di vino, così come anche collegato da Trento, il nostro Nereo Pedersolli, benvenuto Nereo. Salute. E poi abbiamo due signore del vino, Marina Cvetic, che è collegata con noi da Pescara, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Ed Elena Pantaleoni, che è collegata con noi da Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito e parliamo subito di dati, perché sono dati buoni, sono dati confortanti. Istat 2013, più 7,3% nelle esportazioni. In sostanza è dal 2008, da quando è iniziata la crisi, che il settore del vino cresce anziché assecondare le tendenze di tutto il resto. È cresciuto del 37%. Pensate, guida l'economia del paese, Fabrizio, possiamo dire. È una voce importante, anche per ciò che attiene il bilancio con l'estero. Si parla di 5 miliardi di vini venduti al di fuori dei confini nazionali, circa 2/3 della produzione che vanno oltre confine, quindi credo che sia una voce importante che andrebbe difesa forse anche con maggiore energia e con maggiore autorevolezza, perché insomma ci sono delle contraddizioni, qualcosa che bisognerebbe, oggi si parla, no, di questa possibilità che alcuni canali attraverso i quali il vino viene venduto un po' in tutto il mondo, no, possano cedere dei domini attraverso i quali questo vino poi viene commercializzato e diffuso. Questo è interessante, proprio oggi sui giornali si parla di questa possibilità che su internet i domini .wine.vine possano essere messi diciamo all'asta al miglior offerente, in sostanza dall'ICANN, che è questo organismo internazionale che assegna i domini, è un organismo indipendente. L'Italia non deve farseli scippare però, perché cosa l'Italia o comunque i paesi, che l'Europa, perché cosa potrebbe accadere? Sì, credo sia un problema che riguarda l'Europa nella sua complessità, soprattutto poi le nazioni che hanno nel vino uno dei prodotti di punta, per cui Italia, Francia, Spagna in modo particolare. Ma potrebbe accadere che qualcuno si impossessi ancora una volta dei nomi di alcune denominazioni, che venda un sito che magari si chiama come, no, chianti.com. Non credo che il rischio sia quello paventato da alcuni media di vendere dei kit per farsi il Chianti in casa, perché questo mi sembra l'ultimo dei problemi, insomma. Il problema è un altro, ed è un problema reale, insomma. È un problema perché, insomma, Marina Cvetic, internet è uno dei canali su cui si vende, si esporta vino, vero? Sicuramente è un canale attraverso il quale si riesce a raggiungere anche velocemente un consumatore finale, si possono anche scavalcare delle distribuzioni, oppure quei canali che a volte fanno che anche un vino ha un prezzo non sempre raggiungibile facilmente. Diciamo che l'internet, web e anche social, tecnologia in generale, è molto nel settore vitivinicolo apprezzata, e è stato anche un modo di comunicare meglio e presentarsi meglio e anche far sapere cosa fanno i produttori italiani, ma non solo, e come lo fanno. Ecco, lei viaggia molto all'estero e quindi conosce anche quali sono i paesi dove l'attenzione è più alta. Per esempio in questo momento, in questa stagione, si esporta soprattutto verso quali paesi? Allora, Made in Italy è un marchio così forte, è un patrimonio tutto italiano,
che ha un valore inestimabile. Quindi tutt'oggi tutto quello che è italiano all'estero è percepito come sinonimo di alta qualità. Quindi diciamo che siamo tutti produttori, tutti italiani sono avvantaggiati avendo Made in Italy, ma non solo, avendo una capacità anche di raccontare territorio, ovvero quel terroir da dove si proviene. Io vivo in Abruzzo e racconto la storia del Monte Pulciano. E questa tipicità, questa autenticità è vista a livello internazionale che il mestiere, come fare vino, produrre vino, esportare il vino oppure raccontare il vino è un mestiere tra i più invidiati del mondo. Ecco, Nereo Pedersolli, soprattutto la Cina ci guarda in questo senso e ci imita, ma forse è arrivata anche oltre. È dai cinesi che arrivano le minacce maggiori per il vino italiano europeo in questo momento? Forse non sono i cinesi, ma rimanendo in tema di internet, la voce wine o vino in internet circola forse più della parola Dio. Pensate un po', è stata un'esplosione davvero importante quella legata al vino. È un modo di comunicare in maniera diretta, anche se forse non è proprio così facile vendere il vino in internet, però in qualche modo si riesce ad avvicinare il consumatore, a cercare una forma magari virtuale di educazione al bere. I mercati sono sempre più vasti, indubbiamente la Cina ha una capacità di assorbimento inimmaginabile, però dobbiamo anche stare attenti, perché per esportare in Cina bisogna avere sul campo davvero delle forze molto importanti e tener conto che recentemente in Cina si sta producendo vino cinese per i cinesi. Pensate un po', 220 milioni di casse di vino, una cifra inimmaginabile, con tutta una serie di concorrenti internazionali, perché non c'è solo l'Italia che riesce a esportare nel grande paese lontano. Però l'Italia ha un vantaggio, forse più di tutti gli altri paesi, alla storia, e se contiamo sulla storia e sul mito e sul rito del vino riusciremo anche a conquistare qualcosa di più che il semplice mercato o comunque il rivenditore cinese che propone un vino, se vogliamo, così importante. E dobbiamo tenere presente un'altra questione, la Cina consuma vino anche per moda, di modo che non sempre si beve un vino per quello che ha il suo valore. Un po' come certi mercati russi, si beve il vino solo se costa moltissimo. A proposito di Cina, Antonella Cristiani è andata ad ascoltare dei ristoratori cinesi e non solo. Questo poi è l'anno del vino, in qualche modo, perché è l'anno del rosso. Sentiamo. Cina è ormai il paese che consuma più vino rosso al mondo. Con 155 milioni di casse vendute, più che in Francia, più che in Italia, è una buona notizia per i produttori italiani? Certo, è sempre una buona notizia, però saranno in grado di far fronte alle quantità che richiede sempre un commercio con la Cina? Milioni di bottiglie, container pieni di bottiglie che vanno in Cina? Non lo so se questo può andare a scapito della qualità, magari, però opportunità c'è. E il dato statistico del grande sorpasso, come rimbalza nel mondo della ristorazione cinese a Roma? Ah, prima una cosa importante, no? In Cina lo sai quante persone ci sono? Siamo 1.300.000. Pensaci un po', basta un po' percentuale, un po' di persone beve vino rosso, già diventa un mercato grandissimo. Poi adesso ho visto, vino rosso è diventata proprio la moda. C'è di più, il rosso nella tradizione cinese ha un significato particolare. Vino rosso è un colore che per noi porta estremamente bene, è un buon augurio questo colore, e quindi sia per la sostanza che per la forma. Ecco, Nereo, tra l'altro la Cina ha iniziato a comprare territorio per produrre vino anche all'estero, in Francia per esempio? Ci sono dei casi con importanti attrici, mi sfugge in questo momento il nome, una delle attrici più importanti del cinema cinese ha acquistato uno chateau nella zona di Bordeaux, e ci sono grossi gruppi finanziari che investono in Francia, riescono in qualche modo a controllare, se vogliamo, la zona più blasonata al mondo, quella appunto nella zona della zona francese, per riuscire ad avere questo controllo, se vogliamo, diretto
nella produzione del vino. Ribadisco il concetto, come mi dicono i grossi esperti del mercato cinese, che bisogna cercare di entrare oltre la moda, come diceva il servizio anche poco fa, e insistere su quelli che sono i valori fondamentali del vino, che sono i valori legati a una storia, alla condivisione. È un paese lontano, 1 miliardo e rotti di persone, di modo che basta che veramente qualcuno assaggi un sorso di vino per far schizzare alle stelle le vendite e il consumo. Ecco, legarsi al territorio, a quell'unicum che solo noi italiani possiamo dare. Allora Elena Pantaleoni, voi lo sapete bene perché soprattutto su questo che puntate, siete un insieme di produttori di vino legati al territorio, legati a un certo modo di produrre. Vi hanno chiamato la resistenza naturale in un film, ne vedremo una clip fra poco. Sì, dunque, io credo che proprio l'Italia, l'Europa in generale abbia questa grande possibilità di identificarsi al territorio e noi non dobbiamo temere la concorrenza di altri paesi, soprattutto del Nuovo Mondo, se continueremo a fare dei vini appunto molto legati ai posti d'origine. Abbiamo una storia, abbiamo un sacco di vitigni solo italiani che vanno valorizzati assolutamente. E per cui una forte identità legata appunto alle zone di produzione sicuramente è un valore aggiunto, è una possibilità di vendere i nostri prodotti unici, no? Che non vuol dire necessariamente che siano i più buoni, ma sicuramente hanno una unicità, un'identità che ci contraddistingue. Qui sì. È un messaggio però che va fatto arrivare a più livelli, non solo per quanto riguarda il vino, ma anche per quanto riguarda il cibo italiano e anche il cibo quello particolare. Allora, volevo far vedere questa clip dal film di Jonathan Nossiter, che è questo regista brasiliano-americano, aveva fatto un primo film Mondo Vino che insomma è stato visto in tutto il mondo, e a Berlino ha presentato invece questa Natural Resistance, lo distribuisce Lucky Red, ha intervistato alcuni vignaioli, tra cui anche lei Pantaleoni, ma non solo sul vino, anche sulle tipicità del Made in Italy, che però all'estero insomma non sono così facili da far passare, soprattutto per quanto riguarda alcune norme europee igieniche. Vediamo questa clip dal film Natural Resistance. Ma noi siamo ancora dei privilegiati, Jonathan, qui da noi chi deve fare il formaggio, che deve piastrellare tutto. Ma come fai a far fermentare un formaggio se è tutto praticamente in una camera sterile? Ma questo non solo in Italia, in Europa, cioè perdi tutta una serie di peculiarità pazzesche, no? Per cosa? Per la sanità? Per la salubrità dei prodotti, perché poi noi magari ci ammaliamo? Boh, io non lo so, tutti quelli allergici adesso, tutti i celiaci, prima dove erano? Perché sono venute fuori tutte queste malattie, no? Queste leggi che mettono per fare le cose più salubri in realtà ci rendono più deboli a noi. Ecco, il problema che pone Pantaleoni è serio, soprattutto perché riguarda il fatto che molto turismo arriva in Italia per mangiare italiano, e allora come facciamo? Ma ci vorrebbe una presa di coscienza da parte di tutti, per appunto dare valore a queste unicità. Il vino, noi siamo una punta di diamante, abbiamo anche questi riflettori puntati, per cui noi ci dobbiamo anche fare un po' portavoce, no? di queste problematiche e cercare di tutelare certe produzioni molto specifiche, che siano i formaggi, i salumi, e per appunto continuare a produrli in un certo modo che mantengano queste caratteristiche così, così uniche. È una presa di coscienza, una consapevolezza, no? di un valore che poi, come giustamente diceva lei, è legata anche al turismo. Io credo che l'Italia possa vivere di questo, no? di grandi prodotti artigianali, non solo dell'enogastronomia, e turismo che viene in Italia a scoprire queste grandi risorse, che sono uniche appunto.
Marina Cvetic, è un way of life, un modo di vivere italiano che piace all'estero, questo è esportabile. Lei ci sta lavorando molto come ambasciatrice, tra l'altro per il suo lavoro è stata fatta anche nominata cavaliere, se non sbaglio, del lavoro dal Presidente della Repubblica. Ecco, qual è il messaggio quando lei va all'estero che porta? Sicuramente i valori di italiani sono legati anche oltre la storia, oltre la bellezza, oltre anche valori quelli familiari che sono condivisi anche non solo in Cina ma anche in India, nei nuovi mercati. Quindi questi valori agganciati a un prodotto eccellente di alta qualità che può essere il vino, che può essere tutta la filiera del food, può essere una grandissima risorsa nazionale. Bisogna che le istituzioni credano ancora di più, che ci sopportano di più, che credano ancora di più anche il valore femminile, perché penso che proprio un stile di vita, non solo fare il vino, ma è una cultura di quale anche le future generazioni devono attingere, ma poi anche per reinventare altri modi di pensare e altri modi di fare, produrre e fare impresa. Ecco. Il valore femminile, lei dice, è una cosa abbastanza recente, quella del riconoscimento delle signore del vino, che in effetti in Italia aumentano. Secondo lei perché? Tra l'altro Cvetic, so che nella sua azienda quasi solo donne lavorano. Diciamo che ai vertici sono le donne, però questo non vuol dire che, non, che c'è una differenza, sarà che... essendo un presidente dell'azienda mi trovo benissimo, mi trovo condividendo anche tra le virgolette innovando i linguaggi del vino, dando un volto femminile, dando anche una condividendo l'amore e la passione dove è indispensabile nell'impresa vitivinicola avere tanta passione, perché le difficoltà anche sono diverse, non solo in campagna, non solo nei mercati, non solo in azienda. Bisogna saper correre, bisogna avere competenze, bisogna saper fare squadra. Io mi trovo benissimo con le mie donne, le mie ragazze, dove tutte quante fanno parte di un team che credono nell'eccellenza del vino italiano. Russo, il vino è femmina? Ma non so se il vino sia femmina, sicuramente il ruolo delle donne nel mondo del vino è cresciuto molto negli ultimi anni, addirittura alcune attività che erano un tempo appannaggio di figure maschili come quella dell'enologo, insomma sono oggi interpretate con grande autorevolezza, con grande competenza da donne, credo che questo sia un bel segnale, ma io vedo anche ai corsi sul vino la presenza femminile è aumentata al punto che ha superato addirittura la presenza perché è cultura, cioè il vino è anche cultura. Il vino non è più un alimento di complemento, non è più un qualcosa che integra la dieta alimentare, ormai è diventato un prodotto edonistico, ma è anche, secondo me, deve essere, specialmente in un paese come il nostro, il simbolo di una cultura che è profondamente radicata poi nel nostro paese. Tantalino, io credo anche che sia molto femminile questo ritorno alla terra, questo ritorno al territorio, all'artigianalità, al bio. Insomma, lei è una di quelle che si va a sporcare di terra le mani nella vigna. Sì, ci vorrei andare anche un po' più spesso di quanto riesco ad andarci. Adesso la comunicazione, la commercializzazione è diventata una parte molto importante, perché soprattutto più si fanno vini, diciamo, legati appunto a un territorio. Io vengo da Piacenza e quelli piacentini non sono proprio, insomma, conosciuti per fare grandi vini di lungo invecchiamento, insomma, di grandi vini importanti, no? E per cui è molto importante anche questa parte di comunicazione. E, per cui sì, si fa tutto, si fa il lavoro. Io l'azienda prima di me era condotta da mia madre, per cui a casa mia le donne hanno sempre avuto un ruolo, insomma, importante, e non l'ho mai sentita, ecco, questa discriminazione. La maggior parte dei miei collaboratori sono uomini, però insomma si lavora bene insieme.
E sì, nel nostro gruppo, dove torniamo al Vinitaly ormai è il terzo anno, con questo gruppo si chiama Vivit, siamo in effetti tantissime donne, forse non direi più degli uomini, ma quasi. Svedi, ci sono tante le donne del vino? Sono tantissime, ma non solo in Italia, ma anche in Europa. E c'è anche attenzione all'estero verso... perché poi... La viticoltura ha delle radici profonde, che è agricoltura. Cioè tutti quanti abbiamo nonni contadini, che sia donna che sia un uomo, quindi ci si appassiona a prescindere che sia uomo o donna, perché coltivare la cultura, questo è il senso, il DNA del vino. Quindi è una cultura che può crescere soltanto e può essere ancora di più esportata. Adesso andiamo... qualche istante in pubblicità, poi torniamo in studio, vediamo un'altra clip del film di Nostriter e poi volevo andare da Nereo Pedersoli, fra pochissimo. Raccontiamo emozioni, interagiamo con persone e inventiamo contenuti. Oggi la rete permette alla creatività di crescere. Ma c'è anche chi ne ostacola lo sviluppo, sfruttando contenuti illegali. Informati, divertiti e condividi esperienze con opere digitali legali. Permetterai alla cultura di continuare a fiorire. Il regolamento sul diritto d'autore online è sul sito agicom.it, perché le opere digitali sono un valore per tutti. Ascoltare i miei clienti e stare a contatto con loro mi ha insegnato molto. Così, quando ho conosciuto Aldo, gli ho consigliato il prestito flessibile come voglio. Puoi cambiare rata anche ogni mese, senza costi e in modo semplice. Puoi avere 14.000 euro con una rata mensile di 195 euro. Vieni in Findomestic o chiamaci all'848 80 60 60. Per un'Italia migliore domani dobbiamo vincere subito. Per questo Illumia vuole dare a tutti una nuova energia. Passa Illumia! Ricevi 12 lampadine a LED del valore di 200 euro. Illumia luce e gas. Nuova vasca dei delfini, Acquaria di Genova. Un'esperienza che ti fa dimenticare tutto il resto. Stiamo parlando di vino, tra pochi giorni c'è il Vinitaly e stiamo parlando soprattutto di vino che fa bene, che promuove il territorio, che lo valorizza, come quello italiano, che è davvero importantissimo e di storia ne ha tanta. Il vino che deve riflettere il territorio in cui nasce. Ancora una clip dal film di Jonathan Nossiter, Natural Resistance. La storia non è mai stata ferma, non c'è mai stato qualcosa che è stato così per mille anni, ma neanche per 10 anni. La storia è un organismo in costante movimento e quindi dire che ci si riferisce alla tradizione è sempre un grande rischio e normalmente nasconde delle grandi truffe. Ecco. Elena Pantaleoni, che ne pensa? Un discorso complicato. La tradizione è tante volte legata anche a delle abitudini alimentari. Io parlo della mia zona, la maggior parte della produzione è di vino frizzante perché in Emilia, insomma, abbiamo una cucina piuttosto ricca, piuttosto grassa. E non necessariamente è una produzione di vino vocata magari per tutti i territori, ci sono dei territori che sono anche più vocati per fare dei vini appunto da lungo invecchiamento e non frizzanti. Sì, negli ultimi 40 anni è cambiato tutto, credo, nel mondo del vino e si è visto appunto un passaggio molto veloce anche tra tradizionalisti, modernisti. Oggi si sta appunto forse dando più valore a certe produzioni più tradizionali e certe pratiche anche più tradizionali, non so, parlo delle botti grandi piuttosto che delle barrique, più legate appunto alla nostra tradizione. Nereo Pedersoli, a proposito di tradizioni, è vero che c'è un vino santo lì in Trentino che proprio tra poco viene vinificato?
Sì, ovviamente il vino santo è legato alla Settimana Santa, ma per è un modo proprio per si vendemmia a settembre l'uva bianca Nosiola, si lascia appassire lentamente su dei gratici chiamati arele e la Settimana Santa viene pigiato. È un vino che però ci impiega almeno 5-6 anni per rinascere. È un vino, è un passito dei passiti, non è un vino liquoroso, è un vino dolce, molto intrigante, molto autorevole. Ma ritornando a quello che si diceva poco fa, è da sempre che il vino è legato alla tradizione, è legato, come si diceva, a tutta una serie di vicissitudini che si perdono nella notte dei tempi, da quando dopo la diaspora di Troia i focei hanno portato le prime piante, i primi semi di vite sulle nostre coste e l'hanno messe a dimora in onore di Dioniso. È da lì che nasce il mito del vino. E le donne, la componente femminile, sono sempre state fondamentali per rendere onore a questo rito del bere vino. E anche la Settimana Santa, visto che mi hai chiesto la questione del vino santo, la Settimana Santa è un rito, la spremitura viene fatta con tutta una serie di criteri o anche una scenografia particolare per avere un vino santo dedicato alla settimana di Pasqua. È un vino che viene fatto solo in Valle dei Laghi, tra le Dolomiti di Brenta e Trento e il Lago di Garda, dove per mesi e da sempre soffia una brezza dorata che si chiama Ora. Ci sono mille modi per descrivere il vino, diceva Luigi Veronelli, e a volte però si esagera. Nereo, i ragazzi di Wine News hanno chiesto a una serie di sommelier il sentore di vino più strano che avevano mai sentito, sono uscite fuori delle definizioni incredibili. Ce ne sono. Un vocabolario non riesce a contenere tutte le declinazioni, dal termine più abusato del momento che è minerale, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma anche quello, non so, del tabacco, del sudore del cavallo, della cipria, di tutta una serie di varianti che sedimentano nella nostra memoria. Anche un perché po' più alta, noi eh? Un profumo. Eh sì, l'abbiamo sentito tutti, un profumo di sesso sfrenato, bisogna capire come è fatto il vino e come è fatto anche l'altra componente, ma a parte questo bisogna anche capire che tutti noi abbiamo nella nostra memoria qualcosa di sedimentato, il nostro sapere è legato al nostro sapore e il sapore è legato al sapere, non a caso hanno la stessa fondamentalmente, stesso nome, la stessa fonetica, e noi possiamo solo assaggiando un vino recuperare quello che è sedimentato nella nostra memoria per collocarlo in un preciso momento, in una precisa sensazione e dunque risalire al perché di un sapore, che è un'espressione del nostro cervello, della nostra memoria appunto. Ci si allena, c'è un modo per diventare sempre più esperti. Comunque si fa una gran figura a cena. Basta mettersi alla prova nella maniera più semplice. Bisogna dire che per allenarsi non bisogna bere tanto, bisogna bere con criterio. Io dico sempre, come rivelavamo tanto tempo fa anche con un mio amico Giacomo Moioli, che il vino deve essere buono anzitutto da bere, ma soprattutto deve essere buono per pensare, e questa è la sfida del domani. Avere un vino che ci faccia riconoscere noi stessi, le nostre identità, i nostri legami, i nostri ricordi, e che ci faccia aprire la nostra testa e il nostro cervello. Ovviamente se tu bevi per capire e per pensare, indubbiamente non strabevi, bevi con moderazione. Vedo Marina Cvetic che annuisce mentre tu parli, Nereo. Cvetic, è così? Io condivido con Nereo, perché il vino non è una bevanda, è un prodotto culturale che ci non solo invita a fermare il tempo, condividere con nostri cari, con nostri amici, questa bellezza di prodotta da agricoltura, perché è la parte più nobile di agricoltura, ma anche un modo di ricordare chi siamo, dove vogliamo andare, ricordare le nostre radici contadine e radici europee, di quale dobbiamo essere tutti fieri. Cioè, questa è una conservazione altissima di memoria e delle memorie delle zone rurali, della viticoltura, che è riuscita anche innovandosi, recuperando i linguaggi,
che sono usati nella tradizione ma anche nella innovazione, dove due mondi convivono e riescono a interpretare più di un territorio, più di una cultura, più di una storia. Pantaleoni, è una resistenza contadina quella che viene portata avanti dai vignaioli qui in Italia, che si oppone, come ha detto Nociter, al nuovo ordine economico globale, quello dopo la crisi, quello dopo il 2008 e alle sue leggi? Sì, certo, sì. Infatti Nociter ha voluto fare questo film facendo un paragone tra il mondo del vino e il mondo del cinema, dove trova nel mondo del vino appunto ancora un movimento, un gruppo di produttori che si battono per mantenere appunto certe pratiche, per dare valore, per ridare dignità, no? Un lavoro contadino che è fondamentale, e come dicevo prima appunto noi come viticoltori, come produttori di vino abbiamo questo faro appunto e ci dobbiamo far carico anche degli altri agricoltori, chi alleva, chi produce ortaggi, che non ha tutta questo interesse intorno, no? E per mangiare meglio, per avere una produzione più sana, più legata anche a un rispetto dell'ambiente. E poi è appunto il discorso culturale, quello che può salvare l'Italia anche in parte insomma da questa crisi terribile. E poi soprattutto ogni giorno noi, c'era una citazione, insomma noi compiamo un atto agricolo ogni giorno che noi mangiamo, e possiamo innescare un circolo virtuoso scegliendo, essendo più consapevoli quando andiamo a fare la spesa, scegliendo dei prodotti più sani, più buoni, più legati alle stagionalità anche, no? Adesso parlando appunto più in generale di agricoltura. E poi abbiamo la burocrazia che veramente ci massacra, perché noi siamo soggetti a tutti i controlli, sia che facciamo 5.000 bottiglie che ne facciamo 500.000 o di più, e questa burocrazia veramente pesa, e siamo costretti a passare molto più tempo in ufficio di quanto non vorremmo per delle cose che sinceramente molte sono assolutamente inutili. Fabrizio Russo, adesso c'è proprio un vero boom del vino artigianale, del vino bio, del vino legato al territorio, vero? In Italia, ma forse anche all'estero, va molto di moda, diciamo così. Sì, poi alcuni territori sono arrivati sicuramente un po' prima di noi. Io credo che vino naturale, chiamiamolo in questo modo. Sì, io è un termine che mi lascia molto dubbioso. Il vino naturale esiste, punto di domanda. Il vino è un prodotto della trasformazione dell'uva ad opera dell'uomo. L'evoluzione naturale del mosto d'uva è l'aceto e non è il vino. Quindi io sul concetto di naturale, da un punto di vista semantico, delle perplessità ce l'ho, e non solo da un punto di vista semantico, nel senso che credo che oggi come oggi il successo del vino, del mondo del vino, si stia affermando parallelamente con una coscienza ambientale, con un rispetto nei confronti del mondo del consumo che cresce. Sicuramente sono aumentati negli ultimi anni i vini biologici, sono aumentati i vini con tecniche di produzione che limitano al massimo l'invadenza della chimica in vigna, e di questo noi non possiamo che essere felici. Poi sul concetto di naturale, a volte insomma non è che chi fa il vino cosiddetto convenzionale sia un avvelenatore, usi quintali di solforosa, che peraltro, no, anche questa storia della solforosa che viene demonizzata in ambito vitivinicolo, e poi è presente in una infinità di prodotti gastronomici, e lì non se ne parla. Insomma, ci andrei con molta calma, anche tenendo conto che una parte di vini naturali, di vini biologici o biodinamici, esprimono dei livelli qualitativi d'eccellenza. Ce ne sono altri che hanno dei problemi di rifermentazione, di presenza di CO2, di profumi che non sono proprio, qualcuno li definisce territoriali, che non sono sempre nitidi, ma sicuramente è una strada da percorrere. Però siamo secondo me ancora agli inizi, cioè tanta strada da fare. Comunque ben venga, no, una maggiore attenzione, soprattutto una maggiore affermazione dell'identità territoriale dei vini, che rischia un po', che abbiamo rischiato un po' di perdere negli anni passati. Ecco, Marina Cvetic, la curiosità dall'estero è soprattutto per quali tipi di vino italiani?
Comunque sono Toscana, Veneto e il Piemonte, che sono delle regioni che sono partite prima con esportazioni, che hanno raccontato più di una storia di un territorio meraviglioso, quindi i loro prodotti sono da tantissimi anni molto ben presentati, molto ben anche accettati, accolti del un consumatore internazionale. Negli ultimi anni, ultimi 10 anni sicuramente, anche sud, centro-sud Italia è molto ben visto, anche perché il mondo del vino è un mondo anche di gente curiosa che non è fedele sempre a una stessa marca o un stesso tipologia di delle uve, quindi è un mondo che si evolve e noi abbiamo un'eccellente rappresentazione dei ristoratori italiani nel mondo, che sono i nostri più grandi ambasciatori, sono i nostri più grandi possiamo dire brand ambassador, sì. Ecco, e consumano il prodotto italiano in primis. Nerò Pedersoli, volevo far concludere proprio a te, allora quali saranno i protagonisti secondo te di questo Vinitaly e dove sta andando il gusto per il vino italiano in Italia? Al Vinitaly si cerca di mettere in contatto quello che è il mercato, il business, perché non dimentichiamo che il vino è anche un grande business, con quello che è il sogno, cioè cercare di dare soddisfazione a quanti cercano nel vino non solo stimoli commerciali ma anche stimoli culturali, come abbiamo ribadito più volte durante questo collegamento. Il Vinitaly è una grande bolgia, se vogliamo, una enorme kermesse che forse è la più importante a livello enoico in termini internazionali, dove c'è di tutto e di più. Indubbiamente i produttori che hanno autorevolezza riusciranno sempre a mantenerla e a dimostrarla se guardano al domani puntando su legami specifici, che sono quelli proprio legati alla terra, all'uomo, all'indole stessa dell'uomo e anche a tutto quello che riguarda il cambiamento climatico. Ecco che allora tutta l'attenzione verso la salvaguardia ambientale, verso fare un'agricoltura che sia più sostenibile, sia più ecocompatibile, diventa un surplus, diventa qualcosa di aggiunto, un valore ulteriore al vino. Tutte le mega aziende stanno operando in questa ottica. D'accordo, non tutte si convertiranno al biologico o biodinamico, ma tutte hanno drasticamente ridotto qualunque tipo di trattamento sfrenato a livello chimico. Grazie. Perché il vino deve essere qualcosa di importante, ma soprattutto deve essere una cosa da condividere, da mettere in tavola per un'educazione al gusto sempre più variegata e diffusa. Grazie. Grazie ai nostri ospiti, grazie Nerò Pedersoli, grazie Fabrizio Russo, alle nostre due signore del vino, Marina Cvetic e Elena Pantaleoni. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Salute. Buona giornata.